no, fuori. Andrea? Ma è perché manca qualcuno che già c'era per questo. Chi devo dare questa? Le copie. Io chiamo. Sì. Corsaro, Marchese, assente. Tenerello, assente. La Spina, assente. Abbadessa, Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, assente. Furia, Zanghi, assente. Arena Fabio, Lupo, Rapisarda, Pestoni, presente. Falà, Scaletta, assente. Marino, Ceglie, assente. Vittorio, Di Stefano, Santonocito, assente. Consoli, Vittoria, assente. Caruso, assente. Puglisi, assente. Non c'è il numero legale, quindi la seduta è rinviata. Di un'ora, sì. 8:30. Facciamo conto che abbiamo iniziato. Corsaro, Marchese, c'era qua Marchese 2 secondi fa. Marchese, Marchese, presente. Tenerello, La Spina, assente. Abbadessa, era presente, ora è assente. Per favore, silenzio e sedetevi. E questi li rivoglio, eh. Allora, Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, assente, Furia, Zanghi, assente, Arena Fabio, Lupo, Rapisarda, Pestoni, presente, Falà, Scaletta, assente, Marino, Ceglie, Vittorio, Di Stefano, Santonocito, Consoli, assente, Caruso, Domenico, Puglisi, Valentina. Quanti? Ragazzi, datemi. Tutto il resto. Non ho dato solo Natale. Natale. Ti ho dato solo questo? Ok. Allora, scrutatori. Di Stefano, Tenerello, no, scrutatore, Tenerello, Di Stefano e Lupo, Tenerello, Di Stefano e Lupo sono gli scrutatori, yes. Allora, buonasera a tutti, buonasera consiglieri, buonasera corpo municipale che mi invito a sedere, buonasera al pubblico presente. Passiamo subito, immediatamente, alla proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 1471 del 5 maggio del 2017. Allora, questa proposta vi propone di deliberare e di dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici delle opere realizzate in via Sant'Angela Merici numero 39. Consistono nella realizzazione della terza elevazione fuoriterra realizzata sul solaio di copertura di un edificio su 2 piani, sito in via Sant'Angela Merici numero 39, realizzata con strutture in CA.
cemento armato, ok. In cemento armato, quindi calcestruzzo, avendo una superficie in pianta di 130 metri quadri e un'altezza di circa 1,3 m, riportata in catasto al foglio 11, particella 1345. Si rinvia pertanto al Consiglio Comunale per la valutazione di cui ai precedenti punti. Allora, c'è il parere favorevole? Sia tecnico che... Sì, prego. Mi sente? Sì. Sì. Niente, dico, prima di iniziare la votazione di una serie di delibere che riguardano l'argomento in questione, avremmo piacere di ascoltare il funzionario che si occupa appunto del procedimento, dei procedimenti in questione, perché non è che ci sono dei dubbi, ovviamente, però vorremmo capire meglio alla fine del processo, quando è stata assunta la decisione, ovviamente, che il Consiglio adotterà in base a quella che è stata diciamo l'assunzione dei tecnici, però vorremmo capire come si è formata poi la decisione di esistenza o meno di pubblico interesse. Cioè, c'è un verbale che adesso non mi ricordo esattamente qual è l'intestazione, dove ci sono scritti visti i criteri, visti la tipologia tecnico-strutturale dell'edificio. Vorremmo capire i criteri quali sono per votare in maniera consapevole, e se quando facciamo riferimento alla struttura tecnico-statica, diciamo, dell'edificio, si fa riferimento al fatto che questi siano adeguati da un punto di vista sismico o meno. Ok, grazie. Falò. Prego. Dottore Parisi, le do la parola. Caterina. Ok. Allora, il tecnico che dovrebbe delucidarvi su queste problematiche è l'ingegnere Orlando, perché il parere lo esprime lui. Quindi invitate l'ingegnere Orlando, che vi dirà il modo come ha deciso queste, se va bene o meno la struttura e per quale utilizzo va adoperata. Quindi io preparo gli incartamenti da consegnare all'ufficio tecnico lavori pubblici, poi loro li esaminano e ci mandano il loro parere con l'utilizzo da dare all'immobile. Grazie dottore Parisi. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Sì, io dico, dopo la richiesta del consigliere, mi sembra opportuno o contattare l'ingegnere oppure rinviare a domani, perché mi sembra che, insomma, ci ha spiegato che non può spiegare lui quello che è stato richiesto dai consiglieri. Facciamo lo stralcio e andiamo avanti. Ma pensate cose. Che domani noi riusciamo poi a fare tutte le... Vuole la... Diamo la parola a Santagati, che vuole dire qualcosa. Prego Stefano, do la parola a Santagati, all'assessore, che vuole dire qualcosa. Capisco le difficoltà, perché questo consiglio è nuovo ed è la prima occasione in cui si ragiona di questo argomento, ma su questa materia il passato consiglio ha lavorato parecchio, partendo nel 2013 con l'individuazione di alcuni criteri per poi arrivare alla dichiarazione di esistenza o non esistenza di prevalente interesse. C'è una delibera del 2013 con la quale si definiscono questi criteri. Ora non me li ricordo a mente, ma sono, la possiamo vedere e leggere. Quello è il regolamento che ci deve condurre a questa decisione. Quindi magari qualcuno non l'avrà letta, non l'avrà guardata, ma se è opportuno che venisse invece ripresa. Dopodiché, questa è una materia che noi stiamo affrontando in ritardo, e le sollecitazioni e le diffide sono
quasi mensili da parte della Procura e da parte della Regione. L'ultima è di giorno 22 settembre. L'ho fatto avere in commissione. In questo argomento ci sono responsabilità di diversa natura, dal penale al amministrativo, quindi non sono materie che si possono tenere ferme, bisogna affrontarle e decidere, ma già una ventina di delibere sono già state fatte e si è delineato già un percorso, un orientamento, quindi io credo che ci sia poco da approfondire. C'è da, per ogni immobile, considerare che non è un immobile di proprietà di un cittadino, è un immobile di proprietà del comune e il comune ha l'obbligo di decidere cosa farne, di valutarne se è opportuno tenerlo per utilizzarlo o demolirlo. Quindi il ragionamento è semplice. Per quanto riguarda il parere che dà l'ufficio tecnico, è un parere che fa parte del corpo della delibera, mentre il parere complessivo sulla proposta, quello è il parere che voi dovete guardare, non quell'altro. Comunque quell'altro parere è ben motivato, perché dà una spiegazione e una possibile utilizzazione dell'immobile nel caso interesse. Per cui, se ci sono dei problemi, io ho da lamentare che per problematiche dove si può fare a meno dalla presenza dell'assessore, io vengo interpellato, chiamato, cercato, mentre per problematiche dove non c'è qualcuno che non sa che me ne sono occupato io, non sono stato interpellato. Ma su questa tematica io non sono stato interpellato. Se avete dubbi, io sono disponibile a confrontarmi per chiarirli. Quindi, quando finisci, Stefano? Questo, voglio dire, è una lamentela che io faccio e spero che in futuro si possa utilizzare le competenze che abbiamo a disposizione. A meno che voi vi sentite non avere bisogno di questo conforto, e quindi che me ne da solo, che vi posso dire? Grazie, Sant'Agati. Allora, prego. Proprio per quello che lei sta dicendo, noi siccome non siamo totalmente sicuri di quello che stiamo dicendo, abbiamo chiesto chi è che ha fatto il procedimento. La richiesta che ha fatto Falà non è solo a nome suo, ma credo che sia di quasi tutti i componenti. Voglio dire, una richiesta che non mi sembra né eccessiva né esagerata e non scortese nei suoi confronti. Noi abbiamo avuto come commissione il piacere di avere sia Di Stefano che Parisi, ma il procedimento non è stato fatto totalmente da loro. Ora, se stasera il Consiglio ha dei dubbi o delle incertezze, proprio per votare con responsabilità, mi sembra poco opportuno non spostare o di un'oretta, se riusciamo, domani sera fare venire Orlando come è stato chiesto. Cioè, non vedo nessun problema. Possiamo sapere quali sono questi dubbi? Possiamo saperli così? Possiamo anche affrontarli? Ma mi sembra che gliel'ha chiesti Falà. L'ha chiesti due secondi fa. Due secondi fa. Però, come dice lei, il passato consiglio ha trattato, se lei sa, quasi il consiglio che c'è ora si è rinnovato, ci sono colleghi che non hanno mai votato queste cose, di conseguenza non sanno neanche di cosa parlano, prima perché non sono in quella commissione e poi proprio perché non conoscono quei criteri. Siccome è una cosa importante, che forse per qualcuno sembrerà una presa d'atto, però secondo me, voglio dire, rimandare da un'ora se si può rintracciare o domani, io non vedo. È vero che lei mi dice ci sono tante persone, tante cose, però sicuramente non è da parte né di questo consiglio e né della commissione, che appena sono arrivati li ha portati all'ordine del giorno. Quindi poniamo ai voti per decidere se rimandare. Del comandante. Il parere sull'interesse o meno, che può essere disatteso da questo comune, da questo consiglio comunale, dato dal funzionario Orlando, dall'ingegnere dei lavori pubblici,
è un atto interno, quindi l'atto è perfettamente istruito. Poi voglio dire, si sta facendo un discorso generale e non di una proposta specifica, voi proprio non volete trattare. Detto questo, io mi fermo qua, voglio dire, il funzionario che ha firmato il parere di regolarità tecnica è presente in Consiglio Comunale, non è Orlando il funzionario tecnico. Prego, Di Stefano che vuole la parola. Innanzitutto buonasera a tutti. Volevo esprimere quelli che sono i nostri dubbi del mio gruppo, del gruppo che rappresento. Noi siamo ben consapevoli che siano stati dati dei pareri da parte dei tecnici, quindi i nostri dubbi non riguardano esattamente quello che è il parere espresso. Io posso leggere anche il potenziale utilizzo di destinazione che è stato indicato dal tecnico. Quelli che sono i nostri dubbi riguardano ciò che il Comune ha intenzione poi di fare con questi immobili. A noi interessa soltanto questo, se c'è un progetto alla base, se non c'è un progetto alla base noi non possiamo votare così facendo un salto nel buio, solo questo. Certo, falà, prego. No. Innanzitutto volevo dire che i dubbi su questa materia, Stefano, non sono solo dei nuovi, sono di tutti. Per cui il dubbio. Ma io mi pare che sono stato chiaro all'inizio quando ho detto che proprio perché ci sono dubbi sia da parte degli anziani di questo consiglio che dei nuovi su una questione: la scelta se un immobile di cui in un secondo momento poi si andrà a verificare anche quale sarà l'utilizzo, non c'è bisogno di stabilirlo stasera, anche se nella delibera è scritta un'indicazione, se poi si vorrà fare un regolamento o altro, poi ne parleremo. Detto questo, quando si è formata questa decisione, poiché ci sono decisioni che a noi appaiono identiche da un punto di vista della formulazione tecnica, ma che danno esito contrapposto, cioè ci sono delibere in cui viene detto che da un punto di vista strettamente economico l'immobile è antieconomico. Questo riguarda più delibere presenti stasera. Alla fine, su alcuni di questo viene detto che comunque c'è un interesse pubblico a salvaguardare quel bene che, attenzione, abbiamo capito tutti benissimo che appartiene già al Comune. Su questo noi non abbiamo il minimo dubbio. Quello che non riusciamo a capire è perché, da un punto dell'istruzione tecnica, questo qua dà esiti diversi. In uno, ora ci è venuto il dubbio, ad esempio su uno in particolare, che la decisione di inesistenza di pubblico interesse possa derivare da una mancata caratteristica di idoneità statica tecnica dell'edificio, ma questo però dalle carte che noi abbiamo non si evince da nessuna parte. Per cui molti consiglieri si chiedono: questo è un terzo piano e questo è un terzo piano, sono due stabili entrambi al centro del paese, tutte e due viene definita un'antieconomicità come uno dei pareri, alla fine però questi due hanno due esiti contrapposti. Vorremmo capire come mai si giungeva a questa decisione. Punto. Non mi pare una cosa. Poi siamo disponibili a affrontare fin da domani o stasera, se è possibile, ci vengono chiariti questi dubbi e decidiamo che questo dubbio è stato chiarito, di andare avanti sulle delibere in questione. Prego, dottore Parisi. Dalla documentazione che noi trasmettiamo all'ufficio tecnico, poi può scaturire un sopralluogo da parte dei tecnici per verificare l'immobile. Ora, in questione, nell'immobile in cui c'è l'inesistenza di interesse pubblico, si tratta di una struttura al terzo piano costruita con dei pilastri imbullonati e con sul solaio e con chiusure laterali in pannelli isolanti e copertura anche in pannelli isolanti. La struttura
quindi è una struttura precaria, da ciò scaturisce l'inesistenza di interesse pubblico dal punto di vista tecnico, che poi c'è riportato, non avete voi purtroppo l'allegato, quindi nella camicia avete solo la camicia e non avete letto il certificato che invece ha mandato l'ingegnere Orlando. Quindi da qui scaturisce questa inesistenza di interesse pubblico, perché l'opera staticamente non può tenere. Grazie dottore Parisi, prego Federico Lupo. Buonasera a tutti. Io, ma proprio, ecco, io credo che le preoccupazioni legate alle responsabilità che questo consiglio si vuole prendere siano proprio legate a questo, dottore Parisi. Cioè, il concetto è capire bene laddove esista un interesse pubblico per un immobile piuttosto che un altro, al di là poi della destinazione d'uso che verrà fatta e verrà stabilita. E la responsabilità, credo, di interpretare, ecco, dalle voci dei colleghi è proprio questa. Cioè, se voi ci dite che per esempio per quel terzo piano, e lo vediamo perché purtroppo dalle delibere non ci sono queste motivazioni importanti, cioè vorremmo poi avere la serenità, ecco, di prenderci la responsabilità finale di dire va bene, ci fidiamo perché è così e che ci fidiamo dei pareri tecnici, ma che successivamente poi questi immobili vengono affidati ad uso collettivo, vengono dati come case popolari o come, piuttosto che come edifici che possono essere utilizzati come uffici pubblici, ma che abbiano, diciamo, dei criteri oggettivi di staticità. Cioè, la preoccupazione credo che proprio sia questa, ed è una voglia di sapere leggermente di più rispetto a quello che ci è stato fornito. Dopodiché, ripeto, come diceva la collega Vittorio, tra un'ora o domani mattina, l'importante è avere questa documentazione, che non che ci sollevi, diciamo, perché sappiamo il lavoro che fa l'ufficio tecnico, ma che ci permetta a noi di votare con responsabilità rispetto ad un edificio piuttosto che un altro, laddove esistono queste, diciamo, incongruenze tra virgolette, o queste similitudini, ecco, che non sono sicuramente oggettive, ma che vorremmo degli elementi per poterle definire oggettive. Prego. Allora, intervengo di nuovo per dare qualche risposta, visto che è stato posto qualche problema. Comincio con la tua. La delibera del 2013 che individua i criteri, ora provo a ricordarmi, vediamo quali sono. Uno era che l'edificio doveva essere dal punto di vista statico idoneo. Un altro era che non doveva essere realizzato su terreni con vincoli di inedificabilità. Un altro era, non mi ricordo ora, c'erano diversi punti. Quando nel corpo della delibera il parere dice che rispetta questi criteri, già questo vi deve rasserenare e tranquillizzare che la scelta, la decisione è giusta. L'errore è stato quello di non aver preso questa delibera e ricordare gli elementi che si prendono in considerazione. Stiamo completando. Era sull'osservazione che avevo fatto io per capire come dovevamo comportarci. Scusate. Quindi quando si dice che rispetta questi criteri, già, come dire, il consiglio è al riparo di qualsiasi. Andiamo al problema generale che poneva Di Stefano. Cosa prevede il futuro? Oggi stiamo affrontando questo argomento cercando di portare a una certa quantità di casi per avere un quadro chiaro, complessivo della situazione. Nel contempo dobbiamo preparare un regolamento che deve disciplinare quale deve essere l'uso di questi beni. Cosa dobbiamo fare di questi beni? Oggi sì, è vero, la destinazione è potenziale, non è certa. Questo verrà fatto successivamente, quando avremo questo quadro completo della casistica di questi casi. Perché ce ne saranno dei diversi tipi. Ci sono terrazze che rimangono di proprietà del comune. Ma che andiamo a fare di queste terrazze?
dobbiamo trovare la soluzione come alienarli. Ci sono terreni che rimangono di proprietà del comune perché gli abusivi hanno demolito, e ce ne sono. Cosa dobbiamo fare a questi terreni? Qualcuno potremmo utilizzarlo se si trova in qualche, ma altri potremmo alienarli. Ci sono edifici, alloggi che possono essere utilizzati per standard urbanistici, cioè per opere di urbanizzazione, come possono essere utilizzati per sopperire al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica. Quindi questo noi lo faremo successivamente, gradualmente, e sarà il Consiglio ad approvare il regolamento. Quindi oggi siamo chiamati, così in linea generale, a valutare caso per caso se è opportuno conservarlo quel bene o demolirlo. Non so se sono stato chiaro, se c'è qualche dubbio approfondiamo. Grazie, sì, prego, Di Stefano. Dopodiché penso che sia il caso, sì, di passare ai voti. Anche alla luce di quanto detto poc'anzi dal consigliere Falà, noi ritroviamo l'antieconomicità e io del mantenimento di uno stabile, del portarlo a compimento. E a questo punto io mi chiedo, e il mio dubbio a questo punto rimane, se non sappiamo come verranno impiegati, come possiamo stabilire se sarà antieconomico portarlo a termine oppure no? Io come faccio a valutare in questo senso? Come facciamo a metterci nella condizione di poter esprimere un parere se non sappiamo qual è la destinazione? Magari vale la pena spendere un po' di più e rimetterlo in sesto, non possiamo saperlo a priori. Prego, Tenerello. Visto che si è aperto il dibattito, intervengo sulla questione, provo a chiarire o vediamo se qualcuno mi chiarisce bene il concetto. Per quanto riguarda, non entro sulla delibera in particolare, ma parlo in maniera generale, chiaramente la destinazione urbanistica, la destinazione del bene già esiste per quanto mi riguarda, perché senza questa secondo me non si può votare, nel senso che essendo che qualsiasi bene fa già parte del comune, la legge dice che il comune deve dire l'amministrazione, il tecnico, in questo caso in particolare il tecnico insieme all'amministrazione, deve dire qual è la destinazione d'uso del bene. Una volta che c'è la destinazione d'uso del bene, allora il consiglio comunale può votare questa cosa, dire potenziale. Che la non è potenziale. Non è potenziale. Per quanto mi riguarda non è potenziale. Ho capito, però non è così. Secondo me non è così. Posso esprimere per te potenziale, per me non è potenziale. Vabbè, no. Può essere scritto lì, ma io ti sto dicendo quello che dice la legge. Poi se tu non ti sei letta la legge, chiaramente puoi dire quello che vuoi e dici quello che legge. Questo sto dicendo. Quindi per quanto riguarda, io infatti aspetto una risposta da parte dell'assessore e dico, noi votiamo ma perché la destinazione d'uso già c'è. Perché se non c'è la destinazione d'uso il Consiglio non poteva votare ogni singola delibera. Poi successivamente, siccome è un problema che non riguarda solo il comune di Mister Bianco, ma è un problema generale che riguarda altre regioni, riguarda l'Italia in generale, possono nascere diverse delibere regionali, nazionali, non so che cosa, che possono andare a modificare qualcosa, ma al momento noi la votiamo perché la destinazione d'uso già c'è, perché altrimenti io non l'avrei votata e non voterò le altre. Grazie Tenerello. Vuole rispondere Stefano a questa tipo oppure no? Poi passo. Poi dopo qualcosa di sé. Prego. Dopo ti darò la parola. Forse è opportuno chiarire un aspetto. L'aspetto della demolizione dell'abuso edilizio segue due strade, uno strato della conclusione di una sentenza, quindi la via giudiziaria e la via amministrativa, che si debbono incontrare. Diciamo che l'abuso deve essere demolito, questo dice la legge. E la procura ci chiede come mai l'abuso ancora non è demolito. La legge permette al comune in qualche caso di non demolire l'abuso e nel caso in cui si intravede
una possibilità di utilizzo. La delibera che significa da parte del Consiglio? Significa che se ci sono casi che possono salvare un immobile dalla demolizione, si salva l'immobile dalla demolizione. Quindi in questo momento votare per l'interesse pubblico significa non fare demolire, altrimenti c'è omissione d'atto d'ufficio. Un immobile non può stare abusivo, o si demolisce o si salva con questa regola, punto. Il tecnico che cosa fa? Deve vedere a sua responsabilità, perché la responsabilità tecnica che rispetta i vincoli, che non esce fuori da quello che è la possibilità, e quello che è scritto molto chiaro. Quindi il tecnico si assume la responsabilità di dire: guardate, ci sono i requisiti per potersi salvare dalla demolizione. Tutto qua. Grazie, comandante. Grazie. Nunzio, dopodiché. Grazie, Presidente. Allora, è molto chiaro quello che stiamo parlando oggi, stasera. Anche perché, essendo che c'è una sentenza da parte del Tribunale, una sentenza esecutiva, per rafforzare il discorso che diceva il Comandante, o si demolisce o si trova un interesse pubblico per cercare di salvare l'edificio. Non sono d'accordo invece, scusami Assessore, scusami Stefano, sul discorso dell'alienazione. Se noi abbiamo parlato che c'è una sentenza esecutiva e quindi o c'è un interesse pubblico e noi salviamo quell'edificio perché ha tutti quei criteri assuntivi, o facciamo la demolizione, l'alienazione per me non può avvenire, perché l'alienazione è la vendita dell'immobile. Quindi di conseguenza è intrinseco il discorso che diceva l'assessore, che la proprietà diventa del comune, quindi di conseguenza io posso alienarlo. Non sono d'accordo su questo, non so se trovi. Grazie. D'accordo. Il microfono, per favore, ormai a questo punto. È stato, come dire, un confronto a chiarimento. La vendita evidentemente non è prevista. Se io l'acquisisco e poi dichiaro che c'è una penalità di interesse collettivo, la vendita, come dire, è fuori senso, questo lo capisco, hai ragione. Però io dico che quando il comune diventa proprietario perché l'abusivo non è demolito, poi diamo una ulteriore possibilità all'abusivo di demolirla, perché altrimenti dovremmo provvedere noi a debitare le spese. E allora qualcuno intelligente l'ha capito. Infatti vi do i numeri. Noi abbiamo fatto 22 delibere di questo tipo, 11 di prevalente interesse e 11 di inesistente interesse. Quelli di inesistente interesse, quindi è prevista la demolizione, abbiamo detto ai proprietari: volete demolire voi, se no ci pensiamo noi e poi vi addebitiamo le spese. Qualcuno intelligente ha capito e dice: meglio che demolisco prima che poi mi costa chissà quanto. E di queste 11, 5 o 6 hanno demolito. Quindi quello che rimane, rimane di proprietà del comune. Quindi se è una costruzione al terzo piano, al secondo piano, al primo piano, l'area sulla terrazza rimane di proprietà del comune. Cosa ne facciamo noi di quest'area? Potremmo utilizzarla mai? Non credo. E allora ecco perché dicevo: possiamo alienarla, l'area della terrazza. E che ne fai? Come fai a gestire? Ma come fai a gestire? Ma sono cose di dopo. Queste sono cose che decideremo dopo. Ma ancora questo regolamento però non l'abbiamo messo in pratica, quindi non esiste ancora. Cioè, ancora in fase di costruzione. Ho voluto chiarire alla domanda che faceva il consigliere Santoricito, dicendo: io non sono d'accordo a vendere. Vendiamo in questi casi estremi di, come dire, impossibilità di gestione. Come fai a gestire tuo comune le terrazze sparse per il territorio? Impossibile. O se rimangono terreni che noi giudichiamo poi che non ci servono. Ma lo valuteremo dopo. Faremo un regolamento su queste cose. Certo. Ma io l'ho detto, dobbiamo fare un regolamento per... Sì, è già allo studio.
Quindi questo è quello che... Grazie, tanta grazie. Scusate, posso... Allora io... Aspetta, capo, scusami, sì. Scusa. Presidente, scusa. Prima di passare alla votazione della richiesta di stralcio, possiamo chiedere... siccome vorremmo capire come consiglieri se c'è la disponibilità invece a procedere direttamente alla votazione di questi, possiamo chiedere 10 minuti di sospensione prima di votare lo stralcio eventuale di un altro punto? Ok, chiedo 10 minuti di sospensione. Sospensione concessa. Corsaro, assente. Marchese, Tenerello, La Spina, assente. Abbadessa, assente. Arena Antonino, Vitrano, assente. Era qui. Adornetto, assente. Furia, Zanghi, Arena Fabio, Lupo, eccoli Lupo, rientra Vitrano ed ecco Lupo. Rapisarda, assente. Pestoni, presente. Falà, silenzio per favore. Scaletta, assenza. Silenzio per favore. Marino, Ceglie, Vittorio, Di Stefano, Sant'Onocito, Consoli, assente. Caruso, Puglisi. Quanti presenti? A questo punto possiamo procedere con la prima proposta di delibera. Volete che vi rileggo di nuovo? No. E allora? Un minuto. Che cosa c'è? Allora, a seguito di chiarimenti che abbiamo avuto, ritiriamo lo stralcio, però vorrei precisare una cosa, abbiamo deciso di trattare tutte le delibere, scuso, la 1479, perché vorremmo dei chiarimenti, già ci siamo messi d'accordo con i funzionari, d'accordo. Grazie. Grazie consigliere. Quindi, votiamo? Non c'è bisogno, passa, già viene approvato. Quindi possiamo procediamo con la delibera. Questo con la 1400. Dichiarare l'esistenza di prevalenti, la ripeto, è la prima, la volete che ve la rilegga oppure possiamo procedere? No, votiamo. Ok. La 1471 del 5 maggio del 2017 che propone appunto di dichiarare l'esistenza. Votiamo. Corsaro, non c'è. Marchese? Tenerello? La Spina? Assente. Abbadessa? Assente. Arena Antonino? Vitrano? Adornetto? Assente. Furia? La voce per favore. Zanghi? È uscita. Arena Fabio? Lupo? Rapisarda è assente. Pestoni? Sì. Falà? Scaletti? Assente. Marino? Ceglie, assente. Vittorio, Di Stefano, è uscito. Sant'Onocito, Consoli, è assente. Caruso, Puglisi, è uscita. Tredici presenti e 13 voti favorevoli. All'unanimità. All'umanità ogni volta quella. Bene, passiamo. Sì, siamo 13.
Passiamo alla proposta di deliberazione numero 1472 del 5 maggio 2017, dichiarazione di esistenza di pubblico interesse per l'immobile sito in via Santa Margherita numero 21 in catasto foglio 12 particella 1551. Vi ripeto, vi leggo, si propone di deliberare, di dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici delle opere realizzate in via Santa Margherita numero 21. Va bene? Lei la stessa votazione? Siamo gli stessi? Stessa votazione, quindi 13 presenti e 13 favorevoli. All'unanimità. La 1473. Certo, siamo 13. Propone di deliberare, dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici delle opere realizzate strada Viola, consistenti nella realizzazione di un manufatto di superficie in pianta circa 1,80 m² in pietra lavica e pareti perimetrali in mattoni, su cui poggia una copertura ad una falda, il legamento è tegole, avente altezza al colmo di circa 1,3 m e alla gronda di circa 1,50 m, e lo stesso si presenta rifinito in tutte le sue parti ed utilizzato come civile abitazione. Quindi pertanto si rinvia al Consiglio Comunale per la valutazione di cui ai precedenti punti. Votiamo? Stessa votazione? Stessa votazione. La proposta di deliberazione 1474 del 5 maggio 2017, dichiarazione di esistenza di pubblico interesse per l'immobile sito in via Costante Girardengo numero 18, identificato in catasto urbano al foglio 2, particella 593 sub 34. Si propone di dichiarare l'esistenza. Votiamo. Stessa votazione? Sì. Stessa votazione. Proposta di deliberazione numero 1475 del 5 maggio 2017, dichiarazione di esistenza di pubblico interesse per l'immobile sito in via Vulcano 22, in catasto foglio 3, particella 434 sub 8. Si propone di dichiarare l'esistenza. Votiamo. Stessa votazione? Prego, Marchese. Presidente, chiedo lo stralcio per votare la 1478. Favorevoli? Un attimo. Quindi uno stralcio. Allora, proposta di deliberazione numero 1478 del 5 maggio 2017, dichiarazione dell'esistenza di pubblico interesse per l'immobile sito in via Contrada Magliaro in catasto foglio 1, particella 5. Si propone di dichiarare l'esistenza. Votiamo. Stessa votazione? Di passare direttamente. Scusi Presidente, posso? Sì, prego. Chiedo che venga invece stralciato adesso all'ordine del giorno la trattazione del punto riguardante la digitalizzazione dei documenti inerenti alla lavorazione delle commissioni del Consiglio Comunale. E quindi votiamo favorevoli tutti?
Stessa votazione. Sempre 13, sì, sempre 13. 13. La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 2170 del 28 settembre 2017, digitalizzazione inerenti lo svolgimento delle funzioni di consigliere comunale, costituzione di un portale intranet dedicato. Do la parola sul punto. Prego. Allora, vorrei, diciamo che questa è una proposta che nasce dalla condivisione tra i firmatari appunto della proposta che ha la Presidente, riguarda la possibilità di creare tramite risorse interne, quindi utilizzando senza un euro di spesa per il Comune, la creazione di un portale intranet interno a cui ogni consigliere potrà accedere dopo essere stato dotato di una propria password, di una propria username, di tutti gli atti che oggi invece ci vengono recapitati brevi mano. Naturalmente questo si tratta soltanto della creazione del portale. In un secondo momento invece andremo poi a decidere, anche man mano che il portale verrà implementato, perché l'implementazione non potrà essere fatta tutta in una volta, di come utilizzare questo portale e di rendere o meno obbligatorio l'utilizzo esclusivamente del portale o meno. Perché nasce questa esigenza? Nasce secondo me questa esigenza intanto perché ormai datiamo quasi 2018, perché nel Paese c'è la convinzione che l'utilizzo della carta vada sempre di più messo in pensione, perché brucia risorse importanti in tutto il Paese, e quindi mi riferisco non a Mister Bianco ma all'Italia tutta, e anche noi, viste le leggi ricorrenti, diciamo, anche a livello europeo, dobbiamo cominciare a fare i conti con questa nuova situazione. In pochi mesi di operatività di consiglieri comunali, tutti voi avete potuto appurare come sono chili le carte che vi sono state consegnate. E questo invece porterebbe a un risparmio non solo da un punto di vista ecologico della carta utilizzata, dei toner non utilizzati per stampare la carta, ma anche da un punto di vista dei tempi dei dipendenti comunali obbligati giornalmente a stampare migliaia di pagine da distribuire ai consiglieri comunali, nonché al tempo, ai tempi che i messi comunali devono occupare per recapitare questa documentazione ad ogni singolo consigliere. Inoltre è stata fatta richiesta al funzionario che nel portale sia disponibile un calendario e un'agenda con tutte le date e gli orari dei lavori, nonché la possibilità tramite PEC di richiedere e fare emendamenti direttamente dal portale stesso. Questo non esclude in nessun caso la possibilità che ha il consigliere di recarsi in comune e stamparsi le carte di cui ha bisogno e che ha bisogno per svolgere nel migliore dei modi il proprio lavoro. Detto questo, prendo spunto dalla votazione di quest'atto, che ritengo un atto di innovazione che il Paese si aspetta da questo Consiglio profondamente rinnovato e ringiovanito. Credo anche che sia opportuno fare una verifica delle condizioni delle sale dedicate alle commissioni, e che queste possano essere adeguate con i tempi, dotandole quantomeno di un computer, uno per stanza, in modo che i consiglieri da lì
possano anche eventualmente accedere al portale, che siano dotati di una stampante e anche di un proiettore che consenta l'utilizzo di questi file direttamente messi sul portale. Chiedere non è mai, poi quello che si potrà realizzare, consigliere Marchesi, si realizza. C'era abituato anche da sindacalista. E proprio per facilitare e velocizzare e semplificare ancora di più il lavoro già importante, veloce e rapido che queste commissioni e questi consiglieri stanno facendo in quelle stanze. Grazie. Grazie Farà. Prego Marchese. Intervengo da assessore all'informatizzazione, ho parlato col consigliere Falà e con alcuni dei 7 presentatori e questa proposta ci è piaciuta a tutta l'amministrazione, è piaciuta perché dà l'opportunità di dimostrare con i fatti quando vogliamo migliorare a livello qualitativo, sia per quanto riguarda i consiglieri con la casella mail dedicato e con la possibilità addirittura di poter avere emendamenti e quant'altro. Il funzionario ha ben accolto, ha detto che è possibile fare tutto ciò che è stato prima detto dal consigliere Falà, è una proposta innovativa sia riguardo ai tempi, è innovativa da un punto di vista ambientale, perché dà l'opportunità molto forte, chiedo scusa, molto forte di poter andare a creare un risparmio a livello ambientale sui chili di carta che diceva bene il consigliere Falà. Io credo che tutti i gruppi, e questo è il mio auspicio, possano sottoscrivere questa proposta. Invito la Commissione a fare un regolamento, se necessario, il prima possibile. Da parte mia mi premurerò di creare una postazione, perché una è sicura, con un computer, una stampante collegata. Vedremo per questioni di accessibilità al pubblico se è più opportuno che la stampa si faccia sotto ai servizi informatici o direttamente nelle sale dei consiglieri, ma in ogni caso un accesso diretto al consigliere. Aggiungo, come suggerito da parecchi di voi consiglieri, sarà opportuno far presente questo discorso, perché visto le government che Natale Falà spesso mi ricorda, sarà opportuno partecipare ai bandi per la creazione di dei tablet per i consiglieri, ovviamente con fondi europei perché come comune non ce lo possiamo permettere, per creare un discorso di rete di noi tutti, anche per poter accedere a queste email. Ovviamente tenendo presente che se qualche consigliere vorrà utilizzare il cartaceo, e capita, l'abbiamo visto poco fa in altre delibere, sarà opportuno farlo. Quindi da parte dell'amministrazione piena condivisione e disponibilità a questa proposta che mi auguro sia fatta da tutti i gruppi consigliari. C'è un aspetto negativo, se riduce la percentuale della raccolta differenziale. Grazie assessore Marchese. E quindi si propone nell'ambito delle attività di indirizzo del Consiglio Comunale di impegnare l'amministrazione comunale per la costituzione di un portale intranet dedicato alle attività istituzionali del Consiglio Comunale e commissioni consigliari, utilizzando prioritariamente, qualora fosse possibile, le professionalità e risorse interne al dente. Votiamo? C'è qualcuno che vuole fare una di... No? Possiamo votare? Ok. Non sappiamo chi c'è, quindi devo chiedere. Votiamo perché. Ok, allora votiamo. Corsaro è assente. Marchese? Sì. Tenerello? La Spina assente. Abbadessa assente. Arena Antonino? Vitrano? Adornetto è assente. Furia? Assente. Zanghi? Assente. Arena Fabio? Sì. Arena? Sì. Lupo? Rapisarda è assente, Pestoni è favorevole, Falà? Sì. Scaletta è assente, Marino? Sì. Ceglie? Assente. Vittorio? Assente, Di Stefano? Santonocito? Sì. Consoli? Assente, Caruso? Sì. Puglisi? Sì. E quindi? 13 favorevoli, 13 presenti, come dico io all'umanità. Invece che all'unanimità viene approvata questa proposta. A questo punto ci qual è la prossima 1476
5 minuti di sospensione per... No, non c'è bisogno, vorrete... Non vale. Ok, essendo venuto... Allora, ok, quindi viene rinviata a domani perché manca il numero legale. Basta, gestione. Guardate indietro.